Drip Network, andiamo a vedere lo swap. Grandi guys, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a vedere un po' sul preciso, andiamo proprio direttamente sul pratico, sullo swap di Drip Network. Innanzitutto, prima che cominci il video, tutto quello che vedete in questo video è solo a scopo di intrattenimento. Non considerarlo come consigli finanziari perché non sono un consulente finanziario. Video solo a scopo di intrattenimento. Andiamo direttamente sul PC come piace a me e andiamo direttamente in pratica. Eccoci qua sul computer, andiamo sulla schermata principale di Drip Network. Se non avete visto la video presentazione ve lo lascio qua in alto a destra sull'info box dove ho tutta la playlist che piano piano iniziamo a completare. Oggi principalmente video molto veloce. Allora, cosa dobbiamo avere? Nello scorso video vi ho fatto vedere come trasferire da Binance a MetaMask oppure da qualsiasi altro exchange dei BNB in questo caso. Io per esempio mi lascio aperto il mio MetaMask, qua ho 0,2 BNB, perché andiamo allo swap? Perché andiamo a swappare, quindi a fare un cambio da BNB, andiamo a cambiarli in DRIP, quindi la moneta DRIP. In questo caso qua noi clicchiamo su swap ed è la Fontaine dove abbiamo il prezzo di DRIP. Qua possiamo acquistare drip buy drip quando andremo tra pochissimo ad acquistare, oppure sell drip, quindi andiamo a vendere i drip, ovviamente con una tassa del 10%, perché drip si prende tutta una parte. Quando noi andiamo a vendere, come vi spiegavo già nella presentazione, tutto questo serve per pagare il contratto di drip, serve per ripagare, diciamo. Andiamo a vedere oggi attualmente il valore di drip. Ovviamente, quando vedete questo video, magari il valore è diminuito oppure sì, è aumentato. Allora, in questo caso siamo a 8,29 euro, però io lo voglio in dollari questo prezzo. Allora, andiamo a prenderlo in dollari. Ok, 8 dollari e 27 circa siamo lì, euro dollaro adesso è diventato quasi la stessa cosa. Allora, io ho intenzione, allora nel mio wallet di MetaMask ne ho, allora vediamo un attimo quanti ne ho nel wallet di MetaMask, quanti BNB ho, dovrei averne 0,02 come abbiamo visto un momento fa. Io attualmente ho intenzione di swapparne uno 0,9, 0,9 No, 0,09, scusate. Sono 3,23 drip, che circa con l'acquisto, con le fees, circa siamo sui 3, qualcosa drip, sui 3 e 3,1 drip circa. Perfetto. Allora, andiamo subito a swapparli. Come si fa? Allora, swap, Fontaine, buy drip, quindi acquista drip, con lo slippage tolerance del 3%, quindi il prezzo può variare del 3%, quindi su 10 euro. Su 10 euro può valere 30 centesimi, 30, 0,30 centesimi su 10 euro. BNB 0,09, perché io nel portafoglio, come vi dicevo, ne ho 0,2, ma ne metto 0,09. Perfetto, facciamo buy. No wallet connected, perfetto. Vediamo insieme gli errori che abbiamo fatto. Allora, innanzitutto dobbiamo andare a connettere wallet. Perfetto, voglio farlo in live con voi perché ci sono questi problemi. Guys, non è che ce li ho solo io. Ce l'avete solo voi, ce l'ho anch'io questi problemi di. Mi scordo delle cose. No, comunque. Ho avuto un attimo di intoppo. Ci siamo. Allora, 0,09. Perfetto. Andiamo a ricevere 2,9 drip. Minimo ricevuto che possiamo ricevere 2,89. Oppure. Noi facciamo buy, vediamo un attimo. Adesso il mio balance, perché io in questo account ne avevo già. Il mio balance è di 0,2, che sono quelli dentro il mio MetaMask. Ma in totale io ne ho 0,08. Quindi andiamo a fare buy. Ok, il prezzo è di 8,77 dollari a drip. Me lo dava direttamente aggiornato all'account di drip. Eccolo qua. Perfetto, eccolo qua. Le gas fee sono veramente basse, come vi dicevo, di BNB, sono di 0,00067, sono veramente, saranno proprio qualche centesimo. Totale, ovviamente pagato in 0 BNB, conferma. Andiamo a fare conferma, vi faccio tutto in live con voi, perché è quello che voglio fare, sempre tutto in live, così siamo veramente a posto. Allora, in questo caso un drip balance, io ho quelli che avevo già tra MetaMask e il mio account di drip, sono 0,87, in totale sono valore di 7 dollari. Io circa ho swappato, eccolo qua, io circa ho swappato comunque 25 dollari circa.
Buy successful, perfetto. Poi vi dà tutte le transazioni, quindi Drip è veramente etico su questa cosa, quindi vi fa vedere tutto. Perfetto, il mio Drip balance è di 3,8 Drip, valore 33 dollari. Quindi, perfetto, mi si è sconnesso il wallet, sì, perché l'ho aggiornato, allora facciamo di nuovo connect wallet. Ovviamente quando andiamo a aggiornare la pagina, molte volte vi fa di nuovo connect wallet. Ho il PC tipo in... che mi sta fondendo tra poco, ma... Ok, abbiamo connesso il wallet. Aspetta, fatemi chiudere un po' di pagina perché tra registrare sto facendo un botto di video oggi. Eccolo qua, perfetto. Balance in BNB sono quelle che abbiamo sul nostro MetaMask. Sono 33 dollari circa, 0,11 BNB. Price, qua vediamo il price di Drip. E qua abbiamo il nostro Drip balance di 3,86 Drip. Il valore totale 33 dollari. Perfetto, qua sotto nell'ultima parte del sito, qua abbiamo la chart, quindi qual è il valore di Drip attualmente, momentaneamente, oggi che siamo al 23 agosto. Qua vi va tutto l'orario, adesso l'ho comprato a un prezzo che comunque è abbastanza basso, diciamo. Di oggi è un prezzo un pochino più basso, anche se l'ha aggiunto 0,86, 10 centesimi in meno. Perfetto. Qua l'ultima cosa, qua vi dà gli stati di Drip attualmente. Le transazioni, tutte le transazioni che sono avvenute, tutto quello che è stato bloccato in Drip, che poi vi farò vedere tutte le parti del sito. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lascia un bel like. Qualsiasi domanda o dubbio, puoi lasciarmi un commento qua sotto oppure scrivimi su Telegram in privato, gruppo Telegram. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Lascia un bel like, commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Grandi guys.